nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, nella potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo giunti pellegrini in questo santuario caro alla fede dei nostri antenati, caro anche alla nostra fede, a questo luogo mariano che ci identifica come popolo di Dio che cerca il volto del Signore. Siamo qui, pellegrini, giunti per ascoltare la parola di Dio e per farlo in compagnia della Madre di Gesù, Santa Maria di Nazareth, la Vergine Annunziata, che ci accompagna come pellegrini in questa sincera ricerca di Dio. Voglio esprimere un carissimo saluto di benvenuta ai nostri amici conterranei che sono giunti da tanti comuni per venerare la Madre di Dio. Un saluto a tutti voi, cari amici, ai bambini di prima comunione, agli amici del coro. E per questo momento di gioia spirituale, di letizia cristiana, ringrazio il carissimo parroco Don Antonio che, invitandomi, mi ha permesso di essere tra voi per vivere intensamente questo momento di mistica popolare, come la chiama Papa Francesco. Saluto naturalmente Padre Amedeo, che in questo percorso ci ha permesso di prepararci a questo cammino di incontro con il Signore. Un ringraziamento speciale agli amici del coro e il collegio liturgico. Saluto e ringrazio per la sua presenza il Signor Sindaco, in coro dopo il disastro. Ringraziamo la Madonna che ci ha salvati. E a tutti voi un grazie di cuore. Adesso apriamo il cuore alla riconciliazione, al perdono e alla pace. Gesù, via, verità e vita, ci accompagni in questo incontro.
domenica di Pasqua, la parola di Dio che ci è stata rivolta ha come finalità di illustrare e di rivelarci chi è Gesù e che cos'è la Chiesa. Ecco perché la parola di Dio è sempre un dono che dilata la nostra spirituale conoscenza, ma anche chiede la conversione del cuore, il cambiamento. Cosa dice della Chiesa la parola di Dio che abbiamo sentito? Innanzitutto dice una cosa che è presente e immemorabile, che c'è sempre, che non manca mai: la mormorazione. Le prime parole della lettura è che i greci cominciarono a mormorare contro i giudei. Perché? Perché i poveri apostoli, secondo loro, facevano più una cosa e ne trascuravano un'altra: le chiacchiere nella chiesa. Ma le chiacchiere sono nella famiglia, sono nella scuola, sono anche sopra il comune. Ma quante chiacchiere! E dice il Papa che queste chiacchiere distruggono la fiducia. Non vi dico quante chiacchiere arrivano a me. Per fortuna hanno inventato chiacchiere anche piene di peccato. Però per fortuna hanno inventato una piccola macchinetta che uno mette dentro le lettere anonime e viene tutto triturato, non hanno nessun significato. Le chiacchiere distruggono la nostra dignità. Se noi non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi e di dire una parola ai genitori, al parroco, al vescovo, ai collaboratori, ma semplicemente facciamo una lettera a noi, ma che persone siamo? Senza lealtà e senza sincerità. Il Signore ci ha dato degli occhi, ci ha dato un volto, ci ha dato sensazioni, ci ha dato emozioni, ci ha dato la capacità di stringerci la mano. La mormorazione non fa crescere né l'amicizia né la dignità delle persone. C'è un salmo che dice: più untuose del burro sono le sue labbra, più fluide del miele e dell'olio le sue parole, ma sono come frecce abbondinate. Dio mio, questo è l'esempio, lo studio. Noi siamo le persone che dobbiamo, avendo accolto la fede, dobbiamo assolutamente costruire la verità. Ecco, la Chiesa non è lo spazio delle mormorazioni, ma è lo spazio delle vocazioni. Ognuno di noi ha una vocazione, ognuno di noi, se vuole essere felice, deve rispondere alla vocazione che Dio ha posto nel suo cuore. L'importante è vivere con passione la vocazione. Quando noi vescovi con i sacerdoti dicevamo: ma le vocazioni sono poche. È vero, sono poche, potrebbero essere molto di più. Ma l'importante è vivere con passione la propria vocazione. Quanta gente si sposa dicendo che tiene la vocazione al matrimonio, ma dopo 6 mesi già stanno in crisi. È già infedele al giuramento fatto. Che vocazione è quella? Deve metterci la passione nelle cose. La Chiesa non è il luogo delle mormorazioni, ma è il luogo della vocazione. È un'altra idea, è importante. Su che cosa è la Chiesa? Per rimediare a tante mormorazioni scelsero 7 uomini di buona reputazione e ordinarono diaconi. I diaconi, la Chiesa comincia a organizzarsi anche nel rispetto di compiti e di ruoli, e ci sono gli apostoli, poi sono i diaconi e poi tutta la comunità. I diaconi sono quelli che sono destinati alla carità. Ancora oggi abbiamo i diaconi. Alcuni vengono ordinati diaconi prima del presbiterato, altri sono diaconi permanenti. Ma la Chiesa ancora di più, bimbi di prima comunione, e voi, se
parola sacerdote, a chi pensate? A chi? Che significa sacerdote? Chi è il sacerdote? Dite un nome. Non conoscete nessuno. È lui. Questo è il nome. Perché nella Chiesa, con il battesimo, tutti siamo sacerdoti. Alcuni dei sacerdoti diventano presbiteri. Ecco, lui è un presbitero, io sono un presbitero, il padre è un presbitero. Ma tutti noi siamo sacerdoti. Ecco il volto della Chiesa. E perché tutti siamo sacerdoti? Perché tutti voi dovete offrire al Signore le vostre ostie spirituali, che sono la sofferenza, le ingratitudini, le amarezze, l'irriconoscenza, la dimenticanza degli altri, la malattia, la morte. Sono le ostie spirituali che, se offerte a Dio, fanno di tutti noi sacerdoti. Tutti siamo sacerdoti: i nonni, i genitori, le mamme, i papà, i bambini, tutti abbiamo qualcosa da offrire a Dio, perciò siamo sacerdoti. E noi poi siamo anche presbiteri, perché offriamo il corpo e il sangue di Gesù. La Chiesa allora è lo spazio delle vocazioni, lo spazio della comunione, è lo spazio del sacerdozio comune dei fedeli che riceviamo nel battesimo. Poi la seconda domanda: ma quale relazione fa Gesù di se stesso? Abbiamo sentito la parola di Dio, che cos'è la Chiesa? Ma chi è Gesù? Lo dice lui: io sono la via, la verità e la vita. Tutto parte da Gesù. Nella Chiesa tutto cresce intorno a Gesù, tutto ritorna a Gesù. La nostra devozione alla Madre di Dio nasce dalla nostra fede in Gesù. I santi, le preghiere, gli impegni, tutto nasce da Gesù. Gesù è la via che riconduce al Padre, è la verità che ci fa liberi, è la vita che si riempie di gioia. Questo è Gesù. Non possiamo vivere un cristianesimo senza Cristo. Non possiamo vivere una pratica religiosa bellissima, ma non avere la fede in Cristo. Gesù è il nostro Maestro. Gesù è la guida sicura che attraverso la sua parola ci accompagna. Gesù, ricordiamo, sempre è la via che ci conduce al Padre, la verità che ci fa liberi, la vita che si riempie di gioia. E con questi sentimenti che vogliamo accogliere oggi la parola di Dio e vivere questa festa della Beata Vergine Maria dell'Annunciazione, e soprattutto impegnarci a fare spazio a Gesù nel nostro cuore, che ci aiuta a riscoprire il sacerdozio comune dei figli. Sia lodato Gesù e Maria. Oggi e sempre sia lodato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
staccano, possono essere accanto. Tutti sono riusciti. Sì, anticipato.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Hai capito? Hai capito? Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Così incontrarci ogni tanto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Ricordo prima di tutto,
causa della nostra gioia, mente dello Spirito Santo, dimora consacrata a Dio, tabernacolo dell'eterna gloria, rosa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, saudisci, oh Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore sia con voi.
del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Maria, Madre della Chiesa. Diciamo il canto.